Un saluto da Dottor Palmas. Oggi vi mostro un altro caso di riabilitazione completa della bocca, col nostro sistema denti fissi senza osso. Quello che vedete qua è una bocca di una paziente completamente atrofica. Nella parte superiore mancavano i denti, li aveva perduti tutti, ma non solo, aveva perduto anche tutto l'osso. E i colleghi al quale si era rivolta precedentemente avevano detto tutti che non si sarebbe potuto più far nulla. Allora a quel punto la paziente ha preso coraggio, si è rivolta alla mia equipe, abbiamo fatto una radiografia, abbiamo valutato la situazione. In realtà era molto grave la situazione, nella parte anteriore, sotto al naso, non c'era più osso. Vedete come il labbro nella parte superiore è completamente rientrato, non è supportato dall'osso della mascella. Nella parte inferiore erano ancora presenti alcuni denti con uno stadio avanzato di parodontite, c'erano alcune carie, devitalizzazioni, sicuramente tutti i denti perduti da estrarre. Nella parte superiore era scomparso l'osso mascellare che sosteneva le radici. Qua vediamo la paziente con la sua protesi e qua vediamo la protesi provvisoria e qua vediamo invece il lato chirurgico, quello che abbiamo realizzato. Nella parte superiore abbiamo posizionato due impianti speciali, questi si chiamano impianti basali zigomatici. Nella parte posteriore abbiamo messo degli impianti di supporto a livello delle zone masticatorie che si chiamano impianti pterigoidei. Nella parte inferiore avevamo ancora nella parte anteriore un buon osso, abbiamo proceduto a posizionare degli impianti convenzionali più degli impianti corti nelle zone posteriori. Quella che vedete è la barra che unisce tutti gli impianti, ti ricordo che è importante dopo la chirurgia posizionare una barra che unisce gli impianti perché come una frattura questi hanno bisogno di essere immobili dentro all'osso. E qua vedi il 3D dell'intervento che è stato eseguito, vedi degli impianti zigomatici più lunghi e degli impianti pterigoidei qua nelle zone posteriori che sostengono la parte masticatoria. Su di questi è stata posizionata la protesi provvisoria, la paziente è andata avanti con la chirurgia nella parte inferiore. Qua vedi il prima e dopo delle due tac tridimensionali. Nota come la mandibola si trovava in una posizione molto più anteriore, questa è una condizione sfavorevole per la protesi. Abbiamo dovuto optare per delle protesi con una barra di sostegno in titanio e questo è il risultato finale. Denti avvitati, quindi fissi sopra gli impianti non convenzionali e qua vedi la protesi da vicino. Come noti, quando non c'è più osso noi dobbiamo andare a simulare tutti i tessuti duri perduti, l'osso e le gengive che tenevano le radici. Nota il livello di iperrealismo che è stato ricreato dalla squadra dei tecnici con i denti che sono contornati dal rosa della gengiva artificiale. Se noi non avessimo simulato le gengive artificiali, non avremmo potuto sostenere in maniera naturale il labbro superiore. Questa è una condizione grave, estrema, in cui la paziente perde tutti i denti, non solamente i denti, ma anche l'osso. E vi ho mostrato come è stato possibile risolverla con impianti non convenzionali, in questo caso due impianti zigomatici nella parte superiore, degli impianti speciali che si usano in casi di atrofia estrema, ovvero riassorbimento estremo osseo, più nelle zone posteriori un supporto di impianti dentali pterigoidei, degli altri impianti speciali che si usano in queste situazioni. Un saluto da Dottor Palmas.